Pomodoro, mozzarella, pasta asciutta e maccheroni, melanzane e peperoni. Il mio show comincia qua. I involtini, cotolette, costolette di maiale, i crostini di caviale, solo a chi mi chiederà. Ciao ragazzi, qui del 38, sono con i ragazzi, con i miei fratelli ciclopi. E niente, dobbiamo andare avanti. Andiamo avanti, è scappato Grievous. E abbandoniamo, dobbiamo abbandonare il re. Dobbiamo abbandonare la nave. Ti si ferma, è perduto. Schettino, praticamente insegna. Ok. Bello. Era molto cattiva questa. Questa selva. Questo selva. Noi abbiamo già due stelle, quindi siamo a posto. Abbiamo il livello 20. Oh. No. È partito da solo, è andato a morire bruciato. Madonna, il secondo è 700! 700 a seconda stella. Vabbè, aspetta, è 1100 l'ultima, scusate, ho paura di livello 4. Bello, una cosa ordinata, tutto quanto, cosa che c'è. Mi piace così. Prendete Maria napoleonica e mangiatene tutti. No. Prendete i miei piatti, prendete tutto quello che vi serve. Io che devo fare? No. Vai una. Ok, prepariamo il secondo con le carote. Praticamente io sto fermo, io mi metto solo a tagliare praticamente, ok. Carote, le carote. Dai, questo ce la possiamo fare forse, lo sapete forse. Sì, ci ho sentito un brutto terremoto. Ho sentito il terremoto. Il terremoto! Ok, dal terremoto. Oddio, era già troppo bello. È rimasto il terremoto. Il timer va ancora. Ragazzi, io non posso sta fare. Ma scusatemi. Sono da fare in padella, Rex, non sono da fare al forno. Oh Cristo, è vero. No, c'è il giro da fare. No, io mi sono immaginato. Devo sborseggiare Delta. Devo rubare Delta dei suoi averi. Devi smettere di fare il napoletano. Rubo i Delta per dare ai frullatori. Ai futuri Delta. Napoletanos. Preso. Pomodoro, mozzarella e peperoni. Serve un piatto? Dai, venga qui, ecco. Prendi. No. Rispettate l'ordine, prima l'altro. E l'altro sta là. Prima quello schifoso, poi quello pseudo decente. Cosa fai col con lo le carote? Rimettila su, rimetti la scudella al suo posto. Delta. Dica, come te l'ha posto? Cosa hai appena fatto? Non c'è quel piatto, non è nel menu. Ah, sta andando a fuoco, che ne so io. Isa, cosa hai appena visto? Che cosa hai fatto? Prendi siamo quel coso, vai! L'uovo. Che dobbiamo fare? Ah, sì. Ruba il mio miele, Rex. Coccodrillo. Io taglio. Io cerco di tagliare. No, ma lo devi tagliare prima, sai che devo, mi devo affettare miele. Il miele si affetta. Sempre e comunque. Rubami anche tu il miele. No. Napoli lituano, rubami il miele. Sto tagliando, non vedi che sto... No, questo invece è effettivamente da fare al forno. Che bacco, allora c'è il forno. Ma ragazzi, ma ce la fa... Si sta incazzando. Ma ce la faremo a fare... Si sta incazzando! No, si sta arrabbiando. No, che mi è caduto il piatto dalle mie, ecco, dalle mie burrose mani. È una disfatta. Venga qui lei, maledetto delinquente. Ma ce n'è già uno lì, uno tagliato. Chi l'aveva visto? Come? Sono tutti là. Delta, derubati. No. Ok, qua ce n'è un altro. No, dov'è l'altra ciotola? Nel forno. Le uova. Aspetta, no, non venire da me. No, Delta, prendilo, salva il sogno! E portalo nel forno! Ah! Esatto! Quale parte di forno non si chiama padella? Nessuna, ecco perché non devi. No, andare. Esatto! Io non ho fatto niente, io ho preso una cosa e voglio... Hai visto la padella, è indugiato! Via! Ma è naturale che... È pronto! Ah, ok, adesso è pronto, sì. No, Rex, ne hai fatto un'altra! Ne bastava una sola, che è quella che è in mano te! Dobbiamo riregolarci un attimo perché non... Ah, ok, cioè, mi anticipo sta qua. Ok, buon, lasciala, non buttata via. Per l'amor di Dio! Okay. Allora, servono uova. Uova! Dov'è il derubatore? Adesso ne abbiamo quattro, raga. Dov'è il derubatore? Venga qui, devo derubarla. Venga qui, porca miseria. Rubami il miele, quello che stavo cercando di fare.
Vabbè. È troppo tardi, serviamo questo piatto. È troppo tardi, sta per esplodere. Ah, ok, perché non si era manco cucinato. Però è scomodissimo, sto coso non lo posso appoggiare da qualche parte a terra, così posso prendere. Magari. Vieni qua col piatto, abbiamo tempo solo per servire. Non questo. Ce l'ho io il piatto. Sbrigati, piglia quel piatto là e servi il coso che si sta cucinando. Arrivi. Perché sei immobile? Sei immobile! Ma tanto è finita! Ma non è vero, si poteva fare! Ma come facevi a farla, dai! Un gufo! Dove? Ho sbloccato un gufo. Anche un gufo? Oddio! Anacleto! Anacleto, sì, Anacleto! Un gufo è impagliato! È bellissimo, raga, il gufo, è bellissimo! Sì! Allora, mo faccio io il dispenser, lo faccio se Rex verrà derubato sarà, tutti i piatti potremmo servire qua. Lei deve essere derubato, maledetto. Venga qui, via. Venga qui, porca miseria. Rubati te. Wopiti wa. Sta impazzendo. Giusto così. Prendete quello che dovete prendere. Chi è che lancia cose che non deve lanciare? Io no. No. No, no, no. Ho esagerato, questa impressione è assolutamente corretta. Perché non hai tagliato fino in miele? Ragazzi, sta andando a fuoco. Raga, bibi. Qualcuno serva qualcosa. Ecco. Tu devi servire qualcosa. Io ho servito. Io ho servito qualcosa. Anch'io ho servito. È stato bellissimo. Ah, sì. Perfetto, andata. Tre piatti. Andiamo a lavare i piatti. Dai, almeno tre l'abbiamo fatta al volo, dai, almeno. No. Questo ci va solo la farina della farina del tosa e il miele coccodrillato. Prego, prego. Da per farsi qualcosa. No, ho sbagliato. Dove devo mettere questo? Di là? Nel forno, sì. Che bello, invece questo va in padella. Invece va il forno. No, in realtà deve venire lei, maledetto. Un po' di questo fantasmino. Uomo farina. Guarda che sta uomo per partire. Venga qui. Bravo. Venga qui lei, uomo focaccino, maledetto. Prenda. Io conosco l'uomo focaccino. Ce l'abbiamo fatta! Ehi, tanta roba. Prendiamo cose e tagliamo. Questo va in padella. L'uomo focaccino. Il Wellington! Venga qui, uomo focaccino, ecco. Grazie. Qualcuno mi derubi. Dalla pattumiera gli dicevano... Serve l'uovo qui dentro. Perché nessuno mi deruba, porco schifo? Dica, preso. Ciao. Ma ho serve messo l'uovo lì dentro, che sennò andava a bruciare malissimo. Sì, ma serve il miele. Prenditelo. Mettilo. Bravo, grande. Ma io chi sono? Ah, è vero, io sono sto qua, minchia. Mi ero perso di vista. Ragazzi, per partire... Questo lo devo mettere a cucinare? La crisi mistica d'identità di Grievous. Ragazzi, zitti che stiamo... Queste sono le padelle. Aspetta, ce n'è una qua. Vassoi. Ok, la padella. L'uovo, coccodrillo, uovo, il tuo uovo. Le uova. No, ragazzi, ne manca uno. Ragazzi, ne manca uno. Anzi, due ne mancano. Cacchio. No. Sì. Perché? Dove vai? Questo manca. Porca la vacca. Che non mi derubi. Qualcuno mi derubi, perdiano. Esatto. Derubami. Ho derubato sto coso. Esatto, hai derubato l'uomo sbagliato. Ecco, col mirtilli. Che ce frega dei mirtilli? Non lo so perché uccide i mirtilli. Io non ho appoggiato lì. No, prendilo. Sono delle brutte persone. No, ragazzi, mi serve una pentola. Sennò qua. Mi serve una cacchia di pentola. Serve il piatto. Vado. Oh, uno ho salvato. Il problema è l'altro. Prendi piatto. Lascia fare. Wow. Bravo. Allora, dobbiamo farne un altro. Dell'uva, minchia. L'ultima, se ce la facciamo, raga, abbiamo fatto tre. Non li bruciate, raga. Dai. Che... Vai. Bella.
No, sì, vabbè, che... no per Diana. Chi se ne frega, tanto possiamo servire solo due. Mi piace chi se ne frega. Me ne frego! Vai, dall'altra parte. Non ce la puoi fare. Ce la può fare. Non ce la può fare. Ho detto che non ce la può fare. Però ce l'abbiamo fatto. 100 ore che abbiamo fatto tutta. Abbiamo fatto 3 stelle. Stica. 110, 100, 1100, 110, 11. Moia, se era 1111 era. L'ha presa per il culo totale. Bellissimo. Mamma mia. Oh, è stata tostissima questa. E ce l'abbiamo fatta. Sì. E questa era difficile, secondo me. Questa era difficile. Sì, adesso faremo quella 4 stelle che è tipo 4000 come punto. E beh, certo. Bellissimo. Perché tu, Lex, non hai visto? Ho scoperto che hanno fatto che Polo Villaggio ha fatto un film su Muccolini. Vero? Ti pare? Di lui che tipo fa il servizio di Muccolini. Che è abbastanza importante. Che fortuna, ragazzi. Il prossimo da fare, questo è da 22 stelle, abbiamo 23. Perché ne abbiamo fatte due in più. Che mazzo. No, ma se stanno diventando più complicate, oh mio Dio, cos'è sta cosa? No, decisamente complicato. I pomodori! Quelle olive che sembrano granate. Le olive sembrano anguglie, Dio santo. No, dobbiamo fare la pizza! Ah, pummarola, pizza! Dobbiamo fare la pizza. Allora, cerchiamo di fare la cosa giusta. Formaggi, ci servono cose. Dai, Delta, sparaci della pizza. La pasta. Spiegaci della pizza. La pizza è buona. No, intanto il coccodrillo Rex sta avendo i Vietnam flashback all'infermo. Di quanto era buona la pizza quando era bambino. Dai, che sto laggando, Cristo. Ma è stato bellissimo perché lì fermo a pensare tipo a... La pizza. In Vietnam. Quei coraggio di niente, attendo che finisca sta lag perché non riesco a giocare, se no. Ok, finita. Oh, grande. Io sto facendo le cose possibili immaginabili, però dobbiamo iniziare a mettere le cose nel forno e fare. Io sto cercando. No, certo, dobbiamo fare gli hamburger belli. Il pollo. L'ho preso io, ho tagliato. Il pollo. Io volevo un pollo. Ho preso il pollo. Ho preso il pollo. Devi laggare. Metti di laggare! No, ma ce n'è una in forno di queste pizze? No, dovete metterle, ragazzi, sta scrivendo. Un aspetto abominevole, tipo non la farei mangiare neanche a un cane morto. Madonna. No, esatto. L'addominevole. Ma cerchiamo di metterle. Io ho visto tagliare tutte le cose possibili immaginabili, quello che serve. Pomodoro, Rex, pomodoro non serve, necessitiamo di pomodoro. Tagli il pomodoro. I know. Qualcuno che caccia. Devi. Sono morto. Per dire la pizza. Allora il pomodoro. Uno è pronto. Attenzione. Ci sono due normali. Sì. Quindi necessitiamo di. Allora, una pasta. Un formaggio e un pomodoro, raga, tagliato. Sono andato a tagliare il pomodoro, mi serve. Ecco qua. Chiedo venia il coccodrillo. E il coccodrillo come fa? Hai visto quel bellissimo video Rex di quel coccodrillo intrappolato da tipo 40 ippopotami? Madonna, che cazzo. No, poverino, davvero? Sì. Non muore, però viene menato male, si becca un brutto. Madonna. Comunque sono pronti tutti gli ingredienti, quel che servo ditemelo, che sono pronti. Mi lavare i piatti, fantasma, ve lavare i piatti. Dove stanno i piatti che non li trovo? Nella savana non morire è già qualcosa. Dove stanno i piatti? Nella piattumiera. Li sto lavando. Ok, Rex, serve un addetto al pomodoro e un addetto al pollo. Quindi io la nomino addetto al pomodoro mentre io mi... Ragazzi, è pronta una pizza. Manca una. Sono disarticolato dalla foga assassina di Delta. Che ho fatto? Di che cosa? È andato in giro. È assassino. Ma io sono adorato. Sei un fantasma. Non significa niente. È un assassino. Sono a friendly ghost. Gaspar, a friendly ghost. Noi siamo razzisti coi fantasmi.
Ma fantasmisti. Ma avete capito con chi ho a che fare io, ragazzi? Poi mi dite che non sono simpatici. Sono sei simpatici. Un attimo, quasi fatto. You gonna call. Pomodoro, leva il pomodoro. No, Rex, manca. You gonna call. Addio. Ti hai buttato. È bellissimo il buttato. Sì, ma vada bene. Nuvola dietro. Mi è piaciuto come si è suicidato il coccodrillo. Fantastico. Tanto tutto era perduto. No, non è vero. Devo trovare il coccodrillo. È andata bene. Abbiamo perso però una cosa. Però. Guarda io che faccio, che lo dico. Che bello, Delta è defacizzato. Ma ho detto Delta è come Kari. Ti ricordi Kari? Delta? Madonna, Kari di Digimon non ha un'espressione, è cattiva di sua. Ma tra l'altro sai che in uno degli episodi c'era un Digimon che era crocifisso, letteralmente è stato crocifisso da uno che si chiamava Mephistomon. Sì. Ah, che bello. Una rappresentazione di Satana, ero tipo, ma chi si sono fumati quella volta lì? Boh, la stoppiamo qua all'ultimo video, raga, così siamo a posto. Qui dal 38, passo e chiudo.